L'invito a partecipare a Sottomonte alle celebrazioni per Giovanni XXIII verrà rinnovato anche al successore di Papa Ratzinger. Lo ha annunciato Monsignor Francesco Beschi durante una conferenza stampa. Il Vescovo di Bergamo ha precisato che a fronte di ripetuti inviti per le celebrazioni giovannee, mai dal Vaticano era arrivato un segnale definitivo, né un'accettazione né tantomeno un rifiuto. Quindi è in questo ambito che va esaminata l'eventuale visita sotto il Monte del Pontefice. Allo stesso modo, il calendario 2013 degli impegni papali prevedeva solo la giornata mondiale della gioventù, il che ha sempre lasciato nell'incertezza la partecipazione di Papa Benedetto. Monsignor Beschi ha quindi voluto sottolineare l'umiltà e il coraggio del pontefice nell'affrontare la malattia, facendo un parallelo con l'esperienza del suo predecessore Giovanni Paolo II. C'è stato spazio anche per diversi episodi personali, come l'incontro tra i due avvenuto nel 2005, quando Beschi era ausiliare di Brescia, ma aveva partecipato nonostante questo suo ruolo vicario, che rendeva tutt'altro che scontato questo momento. Mi hanno colpito il suo raccoglimento profondo interiore durante le celebrazioni, ha ricordato il Vescovo, e subito dopo la capacità di comunicare e dialogare con i fedeli. Toccante anche l'incontro dello scorso fine settimana in Vaticano, mi ha suscitato forte emozione, ha aggiunto Beschi. Il Papa ci ha detto testualmente: provo gioia nel concludere queste visite proprio con voi Vescovi della Lombardia, perché ritengo la Lombardia rappresentante il cuore credente dell'Europa. Ansius Domini Maria. Et concepite Spiritus Sancti.